a tutti, popolo dei Rolling Gamers. Oggi vi introduco una cosa che è successa giovedì sera. Ci sono stati in America i The Game Awards, quelli che noi diciamo gli Oscar dei videogiochi, perché uno dice The Game Awards e l'altro risponde che sono i videogiochi trasportati a Oscar, una specie di show in cui c'è un presentatore e vengono portati su un palco i migliori giochi a seconda di diverse categorie, premiati da una giuria di esperti nel mondo. Quest'anno è stato un bello show, durato dalle 2:30 fino alle 5:30, quasi 6 di mattina, quindi un bel po', una classica cosa americana con in mezzo spot pubblicitari, gente che non ha senso, insomma, riconoscere gli americani, che ti ci aiuti. E che dire, a me mi è piaciuto, è un evento bellissimo che bisogna rendere magari un po' più famoso nel mondo, specialmente qui da noi in Italia, che non lo conosce nessuno, anche se su Twitch c'erano le maggiori testate, c'era Sabaku, Player Insight, insomma tutti quelli del settore comunque streamavano, c'era anche gente sveglia come me, sociopatica, che li seguiva, li guardava in diretta, eccetto due altre persone che invece non l'hanno guardate, sempre dei Rolling Games fanno parte, ma invece loro che fanno, dicevano, dormivano. No, uno lavorava, l'altro dormiva, però l'ho portato lo stesso qua con me perché abbiamo deciso di fare noi Rolling Games facciamo anche noi i nostri Game Awards, i nostri giochi più belli, preferiti dell'anno 2018 e li diciamo anche noi. Quindi venite voi, venite, e intanto porto una cosa e spoileriamo subito il campione. Così, lo diciamo subito, o forse no. Ah, so, forse no. Sì. No? Sì, no? Ebbene sì, dai. Ebbene sì. Io sto a fare facce, dici no, triste, sì. Allora, a maggior sorpresa, tu mi hai portato questo che vabbè, alla fine non si è visto niente di questo, a parte Crash. Possiamo dire Crash. Questo, cioè, era quello. Cioè Crash CTR, sì, perché uno magari dice Death Stranding, esatto. Cioè, The Last of Us. La gente guardava e fra l'altro la prima cosa che ho visto è stato un post suo su WhatsApp dove c'è scritto questo subito mio. Esatto, cioè la gente si aspetta le cose più assurde e io esco felice vedendo Crash Team Racing. Pura! Che compreremo, o non lo so, facciamo. No, orai. Una copia, la facciamo in pipa. No, giochiamo tipo a casa. No, abbandoniamo LOL. Compriamo tre copie e ci giochiamo con multiplayer. E ci scanniamo tra di noi. Gli insulti. Abbandoniamo. Amicizia di LOL? No. Ok. Vabbè, bello le ciance. Andiamo, continuiamo. Come abbiamo intenzione di procedere, avete presente le Iene? Ecco, fare un'intervista, in questo caso a tre, una trisom, in cui ognuno di noi ci darà... Vabbè, non me la però. Tra l'altro bisogna decidere chi sta in mezzo, o deciderà, si deciderà. Ognuno di noi dirà il titolo del videogioco e avremo nel quarto quadratino quello che invece hanno scelto i The Game Awards. Perché a me? Perché a me? Ci ho scherzato. Abbiamo anche le buste, esatto. Mamma mia, che tizi che siamo. Quindi andiamo a rispondere a queste domande. Mi serve le buste? Andiamo a chiedere le buste. La velina? Sì, chiedere le buste delle cose. E perché non siamo normali, facciamo anche lo sketch con la velina. Velina! Le buste. Che noi abbiamo tutto. Tanto perché? Perché mettere delle belle donne quando abbiamo un bel uomo? Un bel uomo. Ecco, è giusto pure perché per il pubblico femminile ci sia. Poi vorrei ricordare. Cioè, questa la visite pure un po' scocciata. No, non ci hanno più. La faccia brutta, però è bella, Non ci hanno mandato lo strike, quello che si vestiva con la parrucca, quindi perché ora ci hanno mandato lo strike? Perché sono proprio lui e Levis, vedi? Il trash l'abbiamo fatto tutto. Iniziamo subito con la categoria per eccellenza, miglior gioco dell'anno. Red Dead Redemption 2. Boy, God of War. Red Dead Redemption 2. Forza. Il miglior gioco noi l'abbiamo definito così, con più supporto dell'anno. Fortnite. Noi siamo andati là dal ragno, poi abbiamo fatto un casino con quel culo durante la città rinnegata. Io dico Destiny 2. Fortnite. Eccola là. Il miglior gioco per Best Direction. La Best Direction sarebbe una specie di unione di tutte le cose migliori che un videogioco può avere: regia, musica, gameplay, eccetera. Detroit Become Human per me. Best Direction, Cory Barlow, a me mi sta un sacco simpatico. Quindi God of War.
Red Dead Redemption 2. Best action game. Indeciso tra Far Cry e Destiny. Far Cry, più Far Cry. Qui lo so che a voi mi fa schifo quel gioco, ma a me Destiny 2 mi è piaciuto, quindi Destiny 2. Far Cry. Best action adventure. God of War. Vabbè, strano come scontare. In questo caso prendo Atreus, che è figlio di Gans, che però non dice quasi mai la mazza perché il padre lo manda sempre a fanculo, quindi God of War, anche qui. God of War. Best performance. Detroit Become Human. Cosa? Preto è naturale. A me mi è piaciuto tantissimo, ragazzi. Connor su Detroit. Detroit. Best art direction. Octopad. Sì, Octopad. Controllo perché non me lo ricordo a memoria. Sentito God of War, cominciate. Provincia. Red Dead Redemption 2. Si capisce la 2. Best narrative? Red Dead Redemption 2. Narrative storia, anche qui a me è piaciuto God of War. Questa io sono una persona, basta che mi dai un gioco. Best Detroit. E infine best music? God of War. Spider-Man. No, è God of War, però vabbè. Vabbè, perché Spider-Man è uscito, non se l'ha incurato nessuno. È bello quel gioco, però God of War. Che non è quella la canzone, ma è God of War comunque. Concludiamo dicendovi altre categorie che semplicemente vi citiamo perché o abbiamo giocato pochi giochi o perché le categorie non le conosciamo bene, però è importante dirle. Best Fighter Games, noi siamo un po' d'accordo su questo punto di vista, Dragon Ball Z Fighters, giocone. Miglior sound, che si differenzia dalla colonna sonora, è Red Dead 2. Dopodiché abbiamo Best Multiplayer, Fortnite. Best Indie Game, Celeste, che è questo gioco che in America hanno stravolto tutti, però a noi... Sì, è carino, ma non tanto. Secondo me c'era anche Dead Cell, che è uscito un gran bel gioco, ci stava pure quello. E come ultimo, anche se è stato bellissimo, il miglior GDR di quest'anno, Monster Hunter. E quanti mostri abbiamo cacciato con quello? Quindi, questi sono stati i nostri titoli. Se voi siete d'accordo, se ne avete altri, se i gusti nostri ci fanno cagare, è correttissimo. Scriveteci, condividete la cosa. Spero che tutto ciò vi sia piaciuto. A risentirci alla prossima sul canale del Rolling Gamers. Ciao! And the game award goes to... Read it, boy.